Era il 17 novembre del 1951, un sabato mattina, quando al passaggio della littorina delle Calabro Lucane crollò il ponte Ciliberto, o Pontiferro, nei pressi di Timpayank a Vibo Marina. Quell'immane sciagura, che causò la morte di 11 persone e svariate decine di feriti, avviò la fine della linea ferroviaria che, inaugurata nel 1917, cesserà definitivamente la sua attività nel 1953. In quei 36 anni di vita, la littorina ebbe un ruolo particolarmente importante per tutto il circondario, unendo l'entroterra montano e premontano con il centro. Vibo Valentia già a quel tempo era il capoluogo naturale di un vasto circondario, punto di riferimento amministrativo, culturale e didattico con le sue scuole superiori. E fu cruciale soprattutto per le nuove generazioni di quel tempo, che così ebbero modo di frequentare più agevolmente le scuole presenti in città, permettendo anche ai figli delle famiglie meno facoltose di accedere ad un'istruzione superiore. Quella mattina praticamente l'automatrice percorreva regolarmente il percorso, era quasi alla fine, perché da Mileto portava gli studenti, portava soprattutto dei carabinieri, che a Vibo Marina c'era un centro di tiro e quindi andavano a sparare, dei maestri e soprattutto c'erano degli operai e maestranze che andavano al cementificio. Nel 1954 la sentenza della Corte di Cassazione ha dato parevole e sfavorevole come sentenza contro ignoti, quindi non si è mai stabilito, però è strano che a distanza di 70 anni ancora gli altri ponti sono ancora intatti e quella mattina è fatto. Il Centro di Aggregazione Sociale di Vibo Valentia ha voluto ricordare questo evento tragico e comunque importante per il territorio con una serata che ha avuto il suo momento cruciale nella presenza di una sopravvissuta che con emozione ha ricordato quei momenti terribili. Come se fosse in questo momento, perché era pure sabato come oggi, alle 5:15 di mattina con un freddo terribile, e ogni 17 novembre di tutti gli anni io alle 5:15 mi sveglio senza rendermi conto. Mi sveglio il 17 novembre del 1951, quella tragedia che ha segnato la mia vita e quella di tre creature che erano piccoline. Mio fratello aveva 14 anni, mia sorella Sara aveva 8 anni, mia sorella Paolina aveva 4 anni e mezzo. Come sono stati tutti quei momenti? Terribili sono stati, perché io ricordo ancora la frenata che ha fatto quel benedetto conduttore della littorina. Se non avesse frenato saremmo andati avanti, frenando la littorina retrocesse e quindi noi siamo andati giù con la parte posteriore della littorina. Io, la mamma e mio cugino Francesco Mamone eravamo seduti, figuratevi, all'ultimo sedile. Sono 68 anni, ma come se fosse successo ieri.